Brainstorming, confronto con i testi, analisi critica, sintesi e restituzione tra pari. Queste sono le quattro fasi di Paz per parole che Indire propone anche quest'anno a Didacta, con due eventi formativi dedicati rispettivamente ai docenti del primo e del secondo ciclo. Il modello didattico proposto da Indire, Paz per parole, muove dalla convinzione che il riflettere sui termini e l'approfondire il legame con i concetti e con i riferimenti storici e teorici ad essi legati sia un modo per filosofare. Per questo motivo, oltre al forte coinvolgimento manifestato dagli studenti che l'hanno già sperimentato, Paz per parole ha trovato una forte accoglienza da parte dei docenti di questa disciplina, così come delle altre materie coinvolte. Più di 770 scuole e oltre 1100 docenti di ogni ordine e grado già si sono formati con Paz. L'adozione di tale approccio per la didattica, interdisciplinare per natura, non solo dunque relativo alla filosofia, ma aperto a tutte le materie, contribuisce a delucidare i presupposti su cui si basano sia gli insegnamenti di area comune, sia le discipline di indirizzo, favorendo in ogni contesto lo sviluppo della dimensione interdisciplinare, nonché l'inquadramento dei saperi specialistici in una cornice unitaria e dotata di senso, come già indicato del resto nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente. L'approccio filosofico proposto da Paz, non proponendo un linguaggio specifico o legato ad un particolare registro comunicativo, favorisce dunque quella riflessione critica spontanea che emerge dall'analisi dei vari articolati significati che generalmente vengono attribuiti alle parole che usiamo quotidianamente. La proposta didattica verrà presentata in due workshop, uno dedicato alla formazione dei docenti che vorranno applicare Paz nella scuola primaria, uno per i docenti della secondaria. Gli eventi avranno luogo il 20 maggio dalle 9 alle 11 e il 21 maggio dalle 12.30 alle 14.30.